Vengo da una famiglia di artisti, papà è scultore e mamma è pittrice. Tutta la vita mi sono dedicata all'arte e quando a un certo punto ho deciso di venire a vivere a Roma, perché è la città che amo più di tutte le altre, devo dire, e non la cambierei con nessun'altra, nonostante sono di origine di Palermo, e anche Palermo è una città bellissima, però Roma nasconde dietro qualcosa di magico, sia nella cultura che nei monumenti, nella storia, in tutto quello che riguarda comunque le mille sfaccettature che ti racconta in ogni angolo della città. Per me era un'esperienza eccezionale poter venire qui, quindi quando la mia amica mi ha chiesto di accompagnarla per un provino a Roma con non è la RAI, ecco cos'era, non è la RAI. Io ho detto sì, ti accompagno, sto una settimana con te, poi io torno. Invece qui Dalila Di Lazzaro mi chiese di poter lavorare con lei nel campionario che lei presentava, uno showroom delle situazioni comunque di moda, e entrai a lavorare sia con lei, con l'Arcana Group al tempo, e sia con altre situazioni di moda, con la Beccaria, con Balestra, con Marzotto e poi altre situazioni sempre attinenti, e fino a quando comunque facendo dei corsi di recitazione e essendo amica della famiglia Togliani, ho imparato bene o male come funzionava un attimo il circuito della dizione, della recitazione, dell'improvvisazione, e da lì mi sono affiancata un po' al mondo del cinema. Ho iniziato a fare dei provini e uno di questi fu A Spasso nel Tempo con Vanzina. A Spasso nel Tempo 2, l'avventura continua. E Christian De Sica e Boldi sono stati, diciamo, un'esperienza pazzesca, divertentissimi, veramente il massimo. Poi lavorare con Vanzina, un maestro. E da lì è seguito SPQR con Dino Risi, poi stessa produzione, ho incontrato il maestro Alberto Sordi nell'ultimo film che ha fatto con Valeria Marini, questo film si chiamava Incontri Proibiti, bellissima esperienza, devo dire non avevo nessuna posa e lui stesso mi ha detto: vedo e riconosco la tua passione per il cinema, ti faccio fare una posa, è piccola, però cercherò di crearla. E devo dire che da lì è partito nella mia testa una fissazione, perché ho pensato questo grande maestro, quest'uomo che mi ha raccontato un po' la vita, mi ha raccontato a come ha iniziato lui stesso il cinema, e una serie di situazioni comunque a livello mentale si sono un po' concatenate. Una delle esperienze bellissime è stato lavorare con i fratelli Vanzina, devo dire due grandi professionisti al quale veramente sono ancora legata con i vari ricordi, e mi è dispiaciuto tantissimo per Carlo, ma hanno raccontato la storia dell'Italia tramite i vari anni, le varie esperienze rese comiche però di vita reale. Poter lavorare nuovamente con Christian De Sica e Boldi è stata un'esperienza veramente a cui non potevo rinunciare, e quando ho avuto questa possibilità ne sono stata non felice di più, devo dire che è stata una settimana di lavoro a Milano, essere diretta da Christian De Sica e da Brando, perché il figlio, devo dire, era alla sua spalla. È stata veramente una bellissima esperienza. Tra l'altro giravamo nella villa di Berlusconi. Le riprese erano tutte notturne, perché era la scena dove ci sono io, è una festa, diciamo, di gala, e dove io incontro Lunetta Savino e dove sono l'amica di Lunetta Savino in questa esperienza, un'amica un po' stizzosa, un po' invidiosa, no? Che le guarda il vestito, che le guarda un po' con un tantino di invidia quello che il marito ha fatto per lei, in questo caso il marito è Christian De Sica, e che capisce questa atmosfera tra me e la moglie, interviene portando via la moglie, e questo saluto tra me e lei, diciamo, è un po' così la rivalsa di quello che, capito, l'amica, è un peccato della vita, l'invidia, no?